Tre conservatori con vedute dure su immigrazione, temi etici e antiterrorismo. Questi i primi nominati nello staff di Donald Trump alla Casa Bianca. C'è il generale in pensione Mike Flynn, convinto sostenitore delle promesse del presidente eletto, scelto nel ruolo chiave di consigliere per la sicurezza nazionale. Una bella rivincita per lui, licenziato dall'Agenzia di Intelligence della Difesa nel 2014. Una mossa che aveva attribuito la sua visione su come combattere i militanti islamici, ma altre fonti avevano invece citato la sua carenza di leadership. A capo della CIA arriva invece a sorpresa Mike Pompeo, 52 anni, repubblicano del Kansas, al terzo mandato al Congresso. Il biglietto da visita è in questo tweet, in cui si dichiara desideroso di smantellare l'accordo con l'Iran, che definisce il più grande stato sponsor del terrorismo del mondo. Ministro della giustizia sarà il senatore Jeff Sessions, tra i primissimi sostenitori di Trump. Ostile senza riserve all'immigrazione clandestina, all'aborto e alla parità per i gay, propugna una lotta senza quartiere alla criminalità, ma pure i tagli alla spesa pubblica. Tanto Sessions quanto Pompeo dovranno ottenere la conferma dalla maggioranza del Senato. Mentre c'è un altro nome caldo che attende la casella giusta. È Jared Kushner, marito di Ivanka Trump, la figlia di Donald. Kushner potrebbe giovarsi di un precedente targato Clinton, ovvero di quando Bill, da poco presidente, nominò responsabile dell'unità di riforma della sanità sua moglie. Una nomina che, secondo i giudici dell'epoca, non violava la legge antinepotismo del 1967, che, fu la conclusione, non si applica alla Casa Bianca.